L'importante è che ci siano tamponi gratuiti a basso prezzo per tutti, lavoratori, lavoratrici, studenti. E poi occorre buonsenso, non si può tenere fuori dalla scuola materna, dall'asilo nido, una mamma, un papà, un nonno, una nonna. Insomma, gli italiani in 40 milioni hanno scelto liberamente di vaccinarsi, li ringrazio, altri lo faranno, però occorre equilibrio, non si può impedire il diritto al lavoro, il diritto alla vita, il diritto alla scuola, e quindi tamponi rapidi, gratuiti per tutti coloro che ancora non sono vaccinati. Una linea un po' simile a quella comunque di Fratoianni. Non conosco la linea di Fratoianni, onestamente, con tutto rispetto alla linea della Lega. C'è il ministro Giorgetti invece che ha detto nell'eventualità, molto probabilmente, se non si deciderà di fare tamponi gratuiti, di allungare comunque a 72 ore il tampone. Altra richiesta intelligente. La Lega è contraria all'obbligo vaccinale indistinto, è favorevole a vaccinare tutti coloro che chiedono e vogliono vaccinarsi, ma tutti gli altri non possono essere cancellati dalla faccia della terra, quindi il tampone deve essere rapido, deve durare almeno 3 giorni come prevede l'Europa ed essere gratuito soprattutto per chi non ce la fa, per i disabili, per i minorenni e per le famiglie con figli. Questa è la linea di tutta la Lega, perché appena è uscita un'agenzia dove Borghi dice che è pronta a fare una... La linea della Lega, se altre domande rispondo altrimenti vado avanti. Se la politica impone il Green Pass a milioni di lavoratori, i politici devono essere i primi a rispettare questa regola sul loro luogo di lavoro, quindi non esistono aiutini, scorciatoie o esenzioni per deputati e senatori, ci mancherebbe altro. Se io obbligo qualcuno a fare qualcosa in fabbrica, nel campo o nell'associazione di volontariato, i politici devono essere i primi a rispettare questa regola.